Buongiorno a tutti, sono Don Roberto Bianchini, il parroco della chiesa di San Martino, della parrocchia di San Martino a Siena, e sono con voi, come già altre volte, per commentare il Vangelo di questa giornata. Anzitutto lo leggiamo. Si tratta di un brano, che è tratto dal capitolo primo del Vangelo di Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Siamo agli esordi del ministero pubblico di Gesù. Gesù ha trovato la sua autonomia rispetto al movimento del Battista, all'interno del quale con tutta probabilità aveva iniziato la sua missione. Ma ad un certo punto, attraverso l'annuncio del regno e con dei segni meravigliosi, straordinari, che testimoniano l'irruzione della realtà del regno, Gesù supera il Battista. Il Battista aveva predicato la conversione, Gesù si era in qualche modo sottomesso a questo battesimo di Giovanni e aveva così iniziato allo stesso tempo però la sua missione più propria e specifica. Se ricordate l'episodio del battesimo di Gesù, la voce che viene dall'alto al termine dell'episodio accredita Gesù per la sua missione. Ed ecco oggi in questo Vangelo uno dei segni, in questo caso di guarigione fisica, che accompagnano gli esordi del ministero di Gesù. Si tratta di un lebbroso che intercetta il passaggio di Gesù, si getta ai suoi piedi e lo supplica chiedendo la guarigione, la purificazione. E Gesù ne ha compassione, compie un gesto molto semplice come quello di toccarlo con la mano, che però produce il risultato strepitoso della guarigione immediata dell'uomo. Contemporaneamente Gesù, si tratta di quello che normalmente si chiama il segreto messianico di Marco, esorta il miracolato a non farne parola con alcuni. Gesù usa questa modalità, per così dire, enigmatica, non svelando il mistero della sua identità, almeno non ora, fin quando invece si consumerà il suo destino in Gerusalemme ed allora sarà lui stesso interrogato dal sommo sacerdote a rivendicare l'identità di Messia. E l'uomo però non sta in qualche modo alla raccomandazione di Gesù e si mise a proclamare e a divulgare il fatto. Quest'uomo diventa un testimone nella modalità in assoluto più convincente e persuasiva, quella cioè dell'esperienza personale. Il suo incontro con il Signore ha cambiato e stravolto la vita e lui non lo può tacere. E questo, diciamo,
diciamo, questa testimonianza così formidabile è testimoniata dal fatto che a Gesù, per Gesù diventa difficile mostrarsi in pubblico perché la notizia divulgatasi lo ha reso una attrazione per tantissima gente che lo assedia, tanto che lui è costretto a rifugiarsi in luoghi deserti dove si può sottrarre a questo bagno di folla che evidentemente lo assillava con richieste di questo tipo, guarigioni del corpo e liberazioni degli ossessi, tutti elementi che fanno comprendere come la realtà del regno non sia una idea, una nuova dottrina, una nuova filosofia, ma accanto ad essa vi sia l'arretramento del regno delle tenebre e sia anticipata e mostrata già in parte in atto la vittoria di Cristo e quindi la sconfitta di Satana. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.